Buongiorno a tutti quanti, oggi è il 6 gennaio, è la Befana e io vi porto questo paio di giorni con me, adesso sto suddividendo un po'. Ho preparato due calze, una per Brian e una per suo fratello. Non l'ho mai fatto, però quest'anno mi andava di farlo. Queste qua sono mie, sono delle mie calze che non uso mai perché sono lunghissime e le ho riempite per bene, ma sopra c'è una sorpresa. Anche qua. E quindi diciamo che la roba buona è sotto, sopra ci sono degli scherzetti. Comunque ho preso cose che non mangio tipo da tantissimo tempo, ma ve le voglio far vedere dopo, quindi voglio mettere la video reaction anche con loro. Ho messo delle cose proprio e una l'ho mangiata anche ieri sera perché mi faceva troppo voglia ed è il Kinder Cereali, credo fosse quello, sì. Mi è piaciuto tantissimo, forse un pochino troppo dolce perché ora sono abituata al cioccolato un pochino meno dolce, però buono, buono, buono. È stato proprio bello tornare a mangiare quello lì. Volevo dirvi una cosa, per chi di voi mi segue su Instagram, anche se non mi seguite su Instagram, potete comunque trovarmi, se non avete Instagram, potete comunque trovarmi, se su Google cercate Instagram vi si apre lo stesso, anche se non avete installato l'app, quindi mi potete trovare. E per chi fosse interessato a degli allenamenti da fare a casa, io pubblico ogni mercoledì, oggi è mercoledì, degli allenamenti. Infatti oggi ho pubblicato questo. Ho pubblicato questo qui. Sono più che altro dei circuiti. Vi faccio vedere anche un po' nei video come li faccio e poi comunque qua c'è tutto l'elenco degli esercizi. Li riconoscete facilmente perché insomma sono caratterizzate da una scritta bianca e da me. E quindi insomma ho anche organizzato bene il profilo e li trovate tutti sulla stessa riga. Ecco, questo è un altro. Comunque adesso vado da bravo. Beh, non vale questo. Ti fanno bene, questa è una calza fit. Chi la metterebbe delle noci? Perché omega 3. Almeno 3 noci al giorno bisogna mangiare. E fuori da qui c'è. Oh, altre noci. Oh! Oh! Cioè, io non li mangio tipo da una vita questi qua. Questi li puoi mangiare? No, vero? C'è la nocciola. Vabbè, sono per me, Kevin. Mini Kinder Bueno. Sono buonissimi. Queste qua, Brian le adora, non so come faccio, ma fanno cacare, è solo zucchero. Zucchino! Zucchino. Zucchino alla pera, che Brian lo ama. I goli adora, amore! Non mi piacciono i goli. Ma come non ti piacciono? No, fanno cacare. Ma come fai a vedere? Non ti pagano mica qua, eh? Vabbè, ci provo, magari poi un bonifico me lo fanno.
i miei cereali. No, le grandi le puoi tenere. Ma che vi piaceranno. Poca soddisfazione quest'uomo. Ecco questi qua. L'ho mangiato uno ieri sera. Che buono. L'ingoliado. Scusa, ma erano così anche una volta? Questi sono quelli di una volta. Secondo me perché sono tre. Quelli di una volta questi. Lo bene, ma lo mangio quando voglio. Io mi hai rotto le palle. Se volevi le schifezze te le ho portate. Ma tu vuoi le caramelle? Ecco. Ne vuoi dare la cioccolata? Perché è più buona. Io voglio le caramelle. Ecco. Eccoci qua, mi sono cambiata, mi sono messa in tenuta da gym. Partiamo con un esercizio, magari poco fatto in casa, che però dà tantissima soddisfazione e risultati. Il strumento che utilizzo per fare questo esercizio, che si chiama Military Press, è questo. Bilanciere. Potete comunque svolgere questo esercizio anche con elastici o comunque con manubri. Molto bene. Di questo military press ho fatto 6 serie da 6 ripetizioni. Dovevo farne 7 di ripetizioni, ma già facevo fatica arrivare a fare bene la sesta. A me da fastidio fare l'esercizio proprio male, perché solo devo arrivare alla settima. Quindi mi sono fermata lì. Ora invece ho combo, devo fare alzate laterali e alzate a 90 e con un minuto di pausa. Più o meno 8-10 alzate laterali e subito altre 8-10 alzate a 90 e poi un minuto di pausa. Molto bene, adesso ho un'altra super serie di push down e rematore. Anche qui in combo fare più o meno 8 ripetizioni di entrambi. Per fare il push down uso un peso un pochettino più leggero, perché spingo un pochino di più nel rematore e ho sempre un minuto di pausa fra le due. L'ultimo esercizio riguarda soprattutto i bicipiti e quindi un semplicissimo curl bicipiti che potete fare benissimo con gli elastici. Vado ad utilizzare un singolo manubrio un po' più pesante rispetto agli altri, che dovrebbe essere 5-6 kg, non tantissimo però insomma. You waiting with your friends, can't get into ten. You heard I'm making a lot of bread, I'm spending dividends. Ok, ho finito l'allenamento, è durato circa 40-45 minuti e ho mangiato un po' di noci perché avevo una fame pazzesca. Oggi ho fatto colazione un po' prima, verso le 8:30, solitamente già verso le 9 la faccio, quasi l'una. Mi faccio una doccia velocissima e poi vi porto con me che andiamo a mangiare insomma per pranzo. Spostami. Io quanto lo amo. Cazzo, è anche poco amaro. Drive by.
myself. So I control the volume. I like to dance by myself. So I can do my own moves. No, I don't need a hand to hold tight. Don't need a love that's all mine. But sometimes I just want somebody to talk to. Someone that's on my mind. Sono appena tornata. Oggi è venerdì. Venerdì 8, sono andata dalla dottoressa, ho fatto una piccola visita, così ho prenotato un po' di esami, tra cui quelli del sangue, assolutamente, perché io almeno una volta l'anno li devo fare per monitorare tutti i miei valori per quanto riguarda l'artrite, perché dovete sapere che io ormai sono quasi tre anni che non assumo più medicinali per l'artrite. Ogni tanto può capitare del cortisone, ma è già un po' di mesi che non lo prendo più. Però dagli esami del sangue i valori sono ancora alti, principalmente la VES, la proteina C reattiva, che sono sempre fuori dai range normali. Però io sto bene, quindi non riesco a capire come mai ci siano questi valori ancora così tanto alti, ma io non ho nessun sintomo, nessun dolore. Questo un po' mi mette ansia, perché ho paura che da un momento all'altro si possa riattivare il tutto, che però non si è spento, quindi non capisco come possa funzionare. Ho bisogno assolutamente di un caffè. Sono fatta anche una piccola passeggiata così intorno all'isolato, 20 minuti così per respirare un po' di aria, che oggi finalmente c'è anche un po' di sole, perché è sempre buio, sempre nuvoloso. E poi ho la mia seconda consulenza, perché poi vi parlerò di questo mio cammino che sto intraprendendo un po' a grandi linee, e sto facendo già le mie prime consulenze, sempre seguita dal mio tutor, e mi sta piacendo tanto e spero possa essere una possibilità di lavorativa soddisfacente. Come andrà? Perché qui il futuro è veramente proprio incerto. Ah, ecco, e dopo la consulenza pensavo di preparare qui con voi dei muffin, che già li ho preparati e ho un po' anticipato su Instagram. Sono dei muffin veg che ho spudoratamente copiato da un'altra ragazza, infatti poi la citerò tutto quanto quando pubblicherò su Instagram, e volevo prepararli insieme a voi, perché non mi ricordo se nello scorso video ne ho parlato, ma il mese di gennaio è il mese del veganuary, il mese insomma in cui si cerca di mangiare tutto il mese vegano. A questo mese sto cercando anch'io di condividere delle ricettine, oppure proporre degli alimenti veg, magari non tutti sono a conoscenza, e che si possono reperire al supermercato. Io cerco ogni giorno di fare un pasto, non magari non ogni giorno, però più volte alla settimana cerco di avere uno o due pasti vegan. Secondo me questa è una validissima alternativa per magari anche pian piano avvicinarsi al mondo vegan. Quindi questo mese su Instagram soprattutto condivido molte idee così. Quindi adesso le prossime slide vi faccio vedere questi muffin veg. E niente, io spero che questo video sia stato interessante, spero che la ricettina vi sia piaciuta. E fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo veganuary e di come, se voi iniziereste mai ad alimentarvi in modo veg. E niente.